Massimiliano Benucci per ForzaSanGio.it è un ritorno a casa a distanza di tantissimi anni, Massimiliano, perché tu sei cresciuto nel settore giovanile della San Giovannese per poi, insomma, andare in altre realtà, non è così? Sì, ero molto piccolino quando ho cominciato a giocare nella San Giovannese, avevo 6 anni e Sì. Ecco. giocavo con la gente un po' più grande di me perché ancora quelli della mia età non c'erano. E ci sono cresciuto, è sempre stato un ambiente molto bello. Mi ricordo ancora quando venivo allo stadio che la San Gio era in C Sì. Senti, e poi dopo sono andato via. allora, tralasciamo tutte le tappe giovanili perché insomma, ne hai avute tante. Sei poi arrivata all'Arezzo, hai conosciuto il mondo dei professionisti, addirittura ti aveva comprato anche l'Empoli qualche anno fa. Cos'è che non è andato poi? Ma Per far sì che tu spiccassi il volo verso insomma, categorie più importanti. probabilmente un po' di sfortuna perché quando mi ha preso l'Empoli mi sono dovuto operare alla caviglia e l'anno della retrocessione è stato una bella batosta lì ad Arezzo Certo. e ho deciso di staccare un po' a livello mentale. Avevo bisogno di ritrovare un po' di entusiasmo. Sì. E capire davvero cosa significava la passione per il calcio e l'ho ritrovata grazie a dei ragazzi in Sì. Sì. prima categoria A a Monte San Savino. Monte San Savino, esatto. Sì, che poi avete fatto una cavalcata trionfale perché insomma c'erano giocatori addirittura come te di Serie C, Esatto, sì. quindi avete stravinto quel torneo. Poi la voglia ti è ulteriormente cresciuta perché sei andato a Terranova. Sì, ho avuto questa possibilità a Terranova dove mi ha chiamato il direttore. Sì. L'allenatore è stata un'annata molto, molto intensa, anche se siamo retrocessi, però non ce lo meritavamo. Certo. E di lì poi sono stato a A Montevarchi. Montevarchi, cos'è che non è andato in questa prima parte di stagione? Non saprei dirtelo, tante Sì. cose non sono Sì. andate, tante cose sono andate, ma tanto quando no. Non c'è quell'entusiasmo giusto Avevi e bisogno di nuovi stimoli, avevo bisogno di diciamo. nuovi stimoli, sì, da parte mia Sì. ce li avevo, ma da parte loro non c'erano più nei miei confronti e E quindi insomma hai nel deciso di momento in cambiare. cui mi è arrivata la chiamata di altre squadre, ma Sì. quando ho sentito San Giovanni ho fatto un sorriso. Ecco, però Prato e Poggibonsi tra le altre mi avevano Sì, detto che ti avevano cercato, no? Ecco. esatto. Però Massimiliano Benucci dove preferisce giocare all'interno del rettangolo di gioco? Perché io quando eri ad Arezzo con Campione ti ha utilizzato anche terzino sinistro. Sì, ho fatto praticamente tutti i ruoli in mezzo al campo, ma preferisco giocare davanti. Ecco. Davanti perché mi diverto e il calcio è la Certo, prima cosa è il divertimento. ecco, quindi più esterno, trequartista, Esatto. seconda punta, Sì. come quindi più esterno, Sì, anche trequartista però. anche trequartista, sì. Esatto. Senti, piede mancino, insomma, qualche gol l'hai tirato anche fuori negli ultimi anni, no? Sì, A Monte San Savino credo tu sia andato anche in doppia cifra o qualcosa del sì, ora genere. non mi Però ricordo. insomma si parlava di prima Sì, categoria, l'anno no, no. scorso a Terranova hai fatto molto bene. Sì, ho fatto abbastanza bene, dai, sono abbastanza soddisfatto, ma devo fare di più. Senti, che gruppo hai trovato? Perché insomma, il momento, a parte la partita con Cenaia, non era dei migliori, però che spogliatoio hai trovato? Sono sincero, un bello spogliatoio, molto giovane, ma molto affiatato. Molto sorridente, anche se in una situazione in questa maniera ti puoi aspettare di trovare un gruppo tra virgolette sottoterra, ma un bel gruppo vivo, attivo, l'allenatore uguale, c'è tanto entusiasmo e questo mi piace perché anche se la classifica non è delle migliori, ma ci tireremo fuori perché con la giusta voglia e il giusto entusiasmo. E veniamo fuori perché siamo un bel gruppo. La partita da Livorno è una partita importante perché bisogna fare punti a tutti i costi. Sì. Noi sicuramente andremo in campo con la voglia di vincere, poi dobbiamo essere anche bravi a capire la situazione, se è la situazione che uno può vincere o non perdere, Certo, perché nel certo. calcio contano punti poi alla fine. Però a livello emotivo, a livello di grinta, queste cose qua, la partita si prepara da sola.
Grazie a Massimiliano Benucci.